Cesare Benedetti, oggi tornerà a essere l'enfant du pays, visto che si torna sulle strade del Trentino. Che cosa ti aspetti dalle prossime tappe e quali sono i tuoi obiettivi per questa corsa di casa? Sì, oggi si torna in Trentino, anche se diciamo che siamo in zone simili. Sì, oggi è una tappa dura, passo la Vazzè prima e la salita che porta all'arrivo di Vetriolo Terme poi. E diciamo che noi come squadra puntiamo a far bene in classifica con Leopold König. E oggi è ancora una tappa che vedrà i favoriti per la classifica generale giocarsela sul finale, magari per corridori come me è un po' più adatta la tappa di domani, se che le salite non sono troppo lunghe, troppo dure, e magari può anche arrivare una fuga da lontano. Scarponi, Basso, Evans, Wiggins, questo giro del Trentino sta diventando sempre più duro. Sì, sempre più duro come percorsi e sempre più duro come qualità di partecipanti. Infatti anche l'ultima tappa che arriva a Sega di Ala, 20 km da casa mia, non è come Punta Veleno l'anno scorso, però vi assicuro che è dura. Molla veramente poco durante l'ascesa e ci vorranno rapporti leggeri e sarà sicuramente terreno per gli scalatori. Un aggettivo per descrivere l'arrivo di Vetriolo e un aggettivo per descrivere Sega di Ala. Vetriolo, un arrivo in salita impegnativo, Sega di Ala un arrivo in salita particolare, insomma, una salita particolare. Proibitivo quasi. Sì, una volta si andava su con la Panda 4x4 quando era sterrata ancora e si faceva fatica a scendere, per cui